Bene, amici ed amiche, buona giornata, buon giovedì 18 maggio 2023. Oggi sarebbe stato il compleanno di Giovanni Falcone. Giovanni Falcone, nato a Palermo il 18 maggio 1939. Quindi un pensiero va a Giovanni Falcone, insomma, un buon compleanno da lassù che sicuramente ci vedi, noi te lo vogliamo dare, ti vogliamo fare gli auguri col cuore. Quindi, caro Giovanni, ci manchi tantissimo, ci sei mancato tantissimo, nonostante la tua presenza si percepisca davvero in tante, in tantissime situazioni. Però alcuni, tu lo sai, ci vedi dall'alto, se ne sono approfittato sia di te che del tuo carissimo amico Paolo Borsellino, per cui non sempre chi predica legalità o chi dice di seguire la tua strada e quella di Paolo, non sempre poi nei fatti trovano corrispondenza. Però noi ci vogliamo credere, crediamo da sempre in te. Crediamo da sempre in te Giovanni e anche in te Paolo, per cui oggi noi ti diciamo semplicemente un buon compleanno, come giusto che sia. Quindi noi non pontifichiamo, non ci facciamo ci autonominiamo paladini della legalità, ci mancherebbe altro. Sono le persone come te, come Paolo, come tanti altri magistrati che abbiamo conosciuto lungo il nostro percorso, vedi Gratteri, vedi il procuratore Bombardieri, vedi il procuratore Lombardo, Stefano Musolino, Dominiani, quelli che mi vengono in mente, che sono, diciamo, quelli che più mi porto dentro e quelli che più stimo, ma ce ne sono tantissimi altri. Poi vedi anche le forze dell'ordine. Ecco, questi sono le persone preposte a gestire, perché la legalità va gestita con che co come? Con le regole, con le leggi, e poi c'è chi le fa applicare e chi controlla che vengano applicate. Il resto è speculazione, così come è stato dimostrato in tantissimi casi, l'ultima, quella professoressa, se non mi ricordo, quell'associazione di Palermo, che nome di Paolo Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, poi alla fine si fregavano i soldi, insomma, poi c'è sempre il marcio. Quindi dovrebbero sparire tutte queste associazioni antimafia, queste associazioni che hanno in bocca sempre comunque la legalità. In Italia abbiamo tantissimi rappresentanti validi, sia nelle forze dell'ordine, che sono quelli che devono controllare che tutto venga a posto, sia nei giudici, nei magistrati, ma anche negli avvocati stessi, gente che sa gestire quelle che sono le leggi, quindi le regole che quotidianamente gestiscono la nostra, per dire, la nostra quotidianità. Scusate il bisticcio di parole. Perché dalle regole, dal rispetto delle regole, che possono sembrare delle restrizioni così come le leggi, viene esaltata la libertà, altrimenti vivremmo in un'anarchia assoluta. Una di queste regole a cui tengo personalmente, chi mi conosce lo sa, è la libertà di pensiero, di espressione, anche a volte anche borderline. Nessuno osi tentare di fermare Luigi Palamara in quello che è la sua professione di giornalista. Per l'amor di Dio, posso anche sbagliarmi, però soprattutto quando parlo con documenti alla mano, ecco, questo mi riferisco a Edoardo Lamberti Castelnuovo, poi non lo nomino più. Io non faccio il magistrato, non faccio il giudice, non faccio la pubblica accusa, non faccio la difesa, quindi l'avvocato, io faccio il giornalista. Il giornalista ha in mano, in questo caso ho avuto in mano un'ordinanza di demolizione, è su quello che ho chiesto conto. Le domande sono non lecite, lecitissime, ma non fatte da un magistrato, da un giornalista. Io non sono nessuno
Non ho il ruolo di giudicare, ma ho il ruolo di porre domande di fronte a un documento. E quindi non mi puoi smentire il documento, mi puoi dire sì, c'è il documento, posso farò ricorso, vedrò come sistemare la cosa, ma non mi puoi contestare il documento adducendomi o andando anche oltre e superandolo. Non esiste, il documento c'è e non è superato. Per cui questo che sia chiaro e sia da monito a tutti. Cioè, io voglio essere, per chi mi conosce, voglio, non mi sono mai montato la testa, ma quel poco che voglio fare lo voglio fare bene. Faccio il giornalista, lo voglio fare bene, non riesco a seguire tutti gli eventi, è chiaro, però quelli che seguo, state tranquilli che mi preparo, per cui tutti gli articoli che leggete, tutti i video che vedete, le interviste, per me non sono routine. Per me è impegno, passione, preparazione, professionalità. E poi c'è l'uomo, quindi la passione, il carattere sanguigno, eccetera. Ma attenzione, non considerate la passione, l'istintività, come una forma irrazionale. No, è una caratteristica, ma nell'esercizio della funzione di giornalista ci metto sempre comunque la testa, quindi non faccio le cose a caso e mi preparo sempre. Per cui cercate di voi che rappresentate il pubblico, comunque che ci fornite lo spunto per dare le notizie, di essere un po' più calmini, né tantomeno di pensare di farla franca o comunque di sminuire, dice ah, quello chissà che cosa vuole e cosa non vuole. E no, non funziona così. Anche perché con la ripresa di Melito Online, che presto registrerò come testata giornalistica, quindi ritorna in campo Luigi Palamara, che sicuramente si creerà una redazione, e ritorna in campo un giornale che ha fatto la storia del giornalismo italiano, dico, non calabrese, italiano, perché in tantissime caratteristiche, però. Chi si loda si sbroda, però la gente lo sa, tantissime caratteristiche di innovazione siamo stati i primi, sono stato il primo a proporle come forma di informazione. Per cui cerchiamo di essere da questo punto di vista seri, di essere obiettivi. Chiaro? Quindi Lamberti, se ti faccio le domande, rispondi, sei una persona educata, su questo io non ho dubbi. Però rispondi, come non ho dubbi, che hai cercato di infangare il mio nome e questo non lo devi fare. Tu devi stare sulla notizia. Sei un collega giornalista, chiaro? Quindi cerca di stare sulla notizia e di non entrare mai più sul personale, non ti conviene. Anche perché quando uno entra sul personale dimostra di essere cattivo. E la cattiveria io non la tollero e né tantomeno la perdono mai. Non sono Dio, quindi non devo né perdonare, però per quello che mi riguarda la cattiveria non sarà mai perdonata e fino all'ultimo respiro io ricorderò quella cattiveria. Non sono vendicativo perché non è che vado a cercare mosche o altro. Però il destino vuole che poi sulle cattiverie poi nascono delle notizie. Il tuo abuso edilizio, quello dei tuoi figli, è una notizia, non è un fatto personale. Quindi questo che sia chiaro a tutta regge. Così come oggi ti seguo perché devo stare attento, perché tu hai l'altro brutto vizio che mi auguro che tu ti tolga, caro Lamberti, che fai dei ragionamenti, alludi, ma non entri mai nel dettaglio, non indichi mai la persona, cosa che faccio io? Tu devi dialogare con le persone, con la gente, quindi non devi generalizzare. Dici, qualcuno dice che l'operazione segreteria politica è implosa. Sì, è implosa, non esplosa come dici tu. Per me è già implosa. Te l'ho detto anche durante l'intervista. A mezzanotte si chiuderanno i termini per presentare le liste. Tu a mezzanotte e un minuto, il 99% di quelle persone che erano in segreteria con te e che pensi che ti seguiranno con le liste, ti lasceranno a piedi.
Quindi tu sei già imploso, altro, ah sì, sei esploso, ho imploso, sei esploso comunque per me, per quello che mi riguarda, in questo momento, poi puoi cambiare, attenzione, si può cambiare anche repentinamente modo di porsi, ma se tu continui con questo modo di porti, così snob, sei quasi snob, perché probabilmente pensi di essere chissà chi o cosa, lo saprai tu, però la sensazione che tu dai, se mi consenti, è un mio giudizio, la mia opinione, è quello che tu sei uno snob, parli di soggetti, è questo, è quello, e se non sono imploso e sono esploso, cioè, ma non ha senso, o fai un dialogo, o se comunque se tu generalizzi così, diventi sempre, perdi sempre credibilità e perdi sempre credito, quindi tu sei già imploso o esploso, è la stessa cosa. Un minuto prima della presentazione delle liste, la gente scapperà da te. L'altra cosa, visto che poi io tutto mi possono, di tutto mi possono accusare, e sono stato anche accusato ingiustamente, ma ne sono uscito. Tranne che io non sia onesto intellettualmente. Il lato positivo di quello che tu hai fatto insieme a Renato Meduri, Luigi Tuccio, lascia stare poi la barzelletta di Nino, mi sfugge il cognome, Zimbalatti, che ci sta, in politica ci sta, te lo dicevo un minuto prima. La gente ce l'hai nella lista, alla scadenza se ne va. È il gioco della politica, è inutile che ci scandalizziamo. Renato Meduri, che è un passionario, ha detto: io con questo tipo di pagliacci non ci sto, perché comunque sono pagliacciate. Però la politica è bella anche per questo: sembrano pagliacciate, però non lo sono. Sono delle tattiche, delle tecniche. Quindi anche te, caro Renato Meduri, sì, dici io non ci sto su questo, ma la tua esperienza, sì, la tua lunghissima esperienza, e questa nessuno te la può togliere, ne avrai viste di cotte e di crude, altro che Nino Zimbalatti. Cioè, poverino, adesso dici o io o lui. Cioè, secondo me scendi al livello di chi ha fatto una cosa e poi si è pentito e non l'ha saputo gestire, perché adesso, per come vedo io la cosa, Nino Zimbalatti non solo è uscito fuori dal gruppo della segreteria, dell'operazione segreteria politica d'Amberti Castelnuovo, ma addirittura se rientra Giuseppe Falcomatà, per me non lo mette neanche più come assessore, quindi si è tirato una zappa sul piede, poverino. Poi tu giustamente gli hai dato la tua, è giusto, perché ognuno poi deve esprimere, per le caratteristiche che ha, il proprio pensiero. Quindi dice: io questi tipi di pagliacci non mi mettono neanche per scherzo, o tu o io. Però poi in politica si trova sempre il compromesso, è la politica bellezza, anzi è la bellezza della politica, dove tutto è possibile, anche le cose più incredibili. Pensate, vi dico la cosa che potrebbe essere incredibile, no? Nonostante la diatriba che c'è fra me e Lamberti, non è detto che io un domani non voti Lamberti come sindaco, per dirvi che la politica è qualcosa di incredibilmente bello. La politica è bellezza. Non è la politica bellezza. La politica è bellezza. È bellezza nei ragionamenti, nei confronti, nello stuzzicarsi, nel confrontarsi. Non scendere mai sul personale, però, questo lì diventi davvero un nemico, e allora anche il politico stesso se la segna, appena te la rende. Però la politica è fantastica, io non riesco a non seguirla, non ho più l'età per farla. Non mi è mai interessato, forse se avessi iniziato da ragazzo avrei fatto una bellissima carriera, sicuramente sarei arrivato a diventare onorevole senatore, questo sì, però mi piace seguirla, per cui non ho ambizioni di avere consenso, mi piace seguirla, però quello che, a cui tengo anche è avere, non voglio consenso, però nessuno tocchi
quella che è la mia credibilità. Senza documenti, alla mano, e evitiamo le cattiverie, perché quelle davvero non sono sopportabili. Poi passiamo a quelle che sono le notizie di oggi, perché il punto sarà un appuntamento quotidiano, così come inizieranno presto i faccia a faccia, mi auguro dall'inizio della prossima settimana, perché poi la mattina faccio il giornalista e il pomeriggio dipingo. Vedete questi dipinti dietro? Anzi, ora prendo un altro, vi faccio vedere che l'ho finito ieri, che è molto bello, mi piace. Eccolo qua. Questo sono gli scacchi, il gioco degli scacchi. Date, mi piace, mi circondo di dipinti, però mi piace fare il giornalista, quindi non spero, alcuni presunti colleghi o colleghi speravano fino all'ultimo che io non entrassi di nuovo in gioco. Ecco, questo è uno dei miei ultimi giocatori di scacchi, guardate. Quindi il pomeriggio, quindi chiuse poi le trasmissioni, mi metto lì di là nello studio con i miei colori, con i miei pennelli, le mie tele che non devono mancare mai, e creo. Adesso ho già in mente di fare un momento di vita rurale, i contadini, anche perché sono cresciuto in un paese che si chiama Roccaforte del Greco, dove ho vissuto gli anni della mia vita più belli, una fanciullezza incredibilmente bella, in mezzo alla terra, in mezzo al sudore, non mio, perché io mi divertivo, ero un bambino, quindi ho sudato poco nella vita, ma ho goduto quei momenti, adesso a ricordarli me li godo ancora di più. E quindi cerco di mettere su tela, quando faccio, già ne ho fatti alcuni contadini che lavorano, mi immagino la mia mamma, il mio papà. Tutte quelle persone quando c'era da zappare la vigna, la cofana con la spesa, poi la tovaglia messa per terra, si mangiava tutti per terra, le formiche che andavano dentro il pane a volte, e poi c'era il salame, il formaggio, c'era di tutto di più, il pane bello fresco, la mortadella, quel profumo che di una volta, insomma. Ecco, tutte queste cose cerco di metterla su tela, e ogni volta che faccio le pennellate davvero mi emoziono, perché in ogni pennellata lascio la scia di un ricordo che poi mi auguro diventi indelebile nel tempo, perché poi il dipinto rimane, come un rimane per sempre. Ecco, ora per tornare alla giornata di oggi, ho seguito. Ho anche intervistato Bruno Gualtieri, gli stati generali dei rifiuti, il sindaco della città metropolitana, Carmelo Versace. Abbiamo parlato un po' del problema dei rifiuti, quindi c'è l'articolo che trovate su meritonline.com. Ci sono le interviste sia a Gualtieri sia a Carmelo Versace, sono molto interessanti. Ho visto sintonia fra loro due, poi hanno fatto un dibattito che non ho seguito. Però diciamo che le premesse sono positive, nel senso che si trovano d'accordo che bisogna lavorarci sodo, i rifiuti non sono un problema ma sono una risorsa che può rilanciare la nostra Calabria, non devono essere un costo assolutamente, entrambi sono. Comunque, Carmelo Versace ha detto che lui è favorevole alla creazione di termovalorizzatori, così come succede normalmente nel nord Europa, vedi Svezia, Norvegia, eccetera, dove addirittura sono nel centro della città e vengono mimetizzati con delle aiuole verdi, eccetera. Magari quando poi c'è la possibilità vi faccio anche vedere. E quindi è un problema grosso. Era un problema che da bambino mi ponevo, mi chiedevo. Nonostante Roccaforte del Greco sia un paese piccolo, ma allora eravamo più di 1.000 abitanti, io vedo tutta questa spazzatura, c'erano, mi sembra, tre spazzini si chiamavano allora, adesso si chiamano collaboratori ecologici, comunque c'erano tre o forse quattro persone che lavoravano e io li vedevo portare questa spazzatura, dico, ma a un certo punto la portano, mi ponevo la domanda da bambino, una domanda in giro, ma dove andrà a finire questa spazzatura? Prima o poi non ci sarà più spazio dove metterla. E veramente dopo 40 anni,
È arrivato il momento che davvero non c'è più spazio dove mettere la spazzatura. Pensate, sentivo in un documentario in questi giorni che addirittura le polveri di materiale plastico si sono posate addirittura sul Monte Everest, sul tetto del mondo, e ovunque, addirittura entrano, cioè veramente c'è una situazione pazzesca, incredibile. Da prendere di petto e cercare di risolvere sia la questione climatica sia quella dei rifiuti. Quindi bene hanno fatto a fare questo incontro al Teatro Cinea questa mattina, è stato mandato online da Riciclo TV, quindi non ho, in questo momento non ho in mano il link da darvi, però Riciclo o Ricicla TV, lì potete vedervi il coso, tutto il dibattito che è stato fatto e che mi sono perso, però non mi sono perso le interviste a Bruno Gualtieri e a Carmelo Verzace, quindi c'è l'articolo. Poi un altro articolo curioso, un'avvocatessa, io ho messo un avvocato nell'articolo, ma è un'avvocatessa, è brutto scrivere avvocato, avvocatessa. Questa mattina alle 12 presso la Corte d'Appello, nelle teste della Corte d'Appello qui a Piazza Castello, è stata letteralmente aggredita da un topo, da un enorme topo che l'ha morsicata nella caviglia, si vede nella foto, cioè, morsicata, quindi paura, e poi anche ansia, dice che adesso che mi succede? Quindi questa professionista non solo ha perso le udienze che doveva fare questa mattina, ma addirittura è dovuta andare di corsa anche in farmacia, perché giustamente si preoccupa, dice Dio, mi morde un topo, che mi succede? Può essere, ti può creare infezione, cioè, non è una bella cosa, quindi si è dovuta fare le antitetaniche, prendere gli antibiotici e in più, oltre la paura, ha dovuto saltare la sua mattinata lavorativa. Per cui in questo senso, io lo so, l'amministrazione adesso con Tecnoservice sta funzionando la pulizia, almeno in centro storico è così, però quella parte evidentemente è rimasto qualcosa di spazzatura, e i topi vanno dove c'è la spazzatura, soprattutto dove, non solo dove c'è da mangiare, ma anche dove c'è la carta, perché loro la carta la mangiano, la raccolgono per fare i nidi, che io sappia, insomma. Comunque c'è questo problema di questi enormi, che si faccia una derattizzazione, che si faccia magari a intervalli molto più ridotti, in maniera tale che comunque i topi, almeno in città, non ci siano. Noi non è, rispettiamo gli animali, tutti vanno rispettati, perché tutti gli animali fanno parte di quel sistema che tiene in equilibrio il mondo, però non possiamo tenerci topi che ci vengono a mordere per le strade, per cui un minimo dobbiamo tutelarci. Questo è quanto. Poi l'ultima cosa. Melito Online, vi stavo dicendo, ho lanciato una raccolta fondi, quindi potete donare, in questo caso a Luigi Palamara. La finalità è quello di sostenere melitoonline.com. Andate a vederlo. Su Melito Online non trovate nessun tipo di pubblicità, quindi sarete voi a darmi una mano con le vostre donazioni. Già ce ne sono state tante, qualcuno mi ha detto che ha dei problemi, utilizzo la piattaforma GoFundMe. E ho visto in effetti ha problemi a fare l'invio di quella che è la donazione. Piccole donazioni, 5, 10, 50, 100 euro, quello che volete. Potete farlo un mese, lo potete fare, poi far 3-4 mesi se avete la possibilità, altri 10 euro. Cioè, che sia comunque un contatto continuo fra di noi, anche perché poi le spese ci sono. Ma la cosa bella di Melito Online è che voi vi leggete, potete andare a vedere. Vi leggete gli articoli, non avete rotture di scatole di nessun tipo di pubblicità. Vi leggete l'articolo e basta, in 5 minuti, in 4 minuti vi leggete, non avete qua e lì e là. Quindi siete bombardati da tanta pubblicità. Da me non trovate né nei video dei social, né su YouTube, né su Mailto, da nessuna parte troverete la pubblicità. Questa è la scelta che ho fatto. Forse anche per distinguermi dagli altri, però chiedo l'aiuto, quindi non, anche voi che siete amici miei, io certe volte rimango deluso, non che pretenda attenzione, chissà che o cosa, da chi conosco e che è mio amico, però se io chiedo e quindi ho l'umiltà di chiedere, cioè, datemi una mano,
L'amico deve essere il primo a prendere, io non è che deve prendere 1.000 euro, 100 euro, anche 5 euro, 10 euro. Oggi Rocco, non faccio il cognome perché no, non è giusto, ma ha detto: guarda, non riesco, volevo mandarti 10 euro, dico, caspita, proviamo, non ti preoccupare, però mi ha fatto un piacere immenso, perché i soldi non vengono regalati a me come persona, ma vengono regalati a me come giornalista che cerca di portare avanti una testata, a breve la registrerò, comunque adesso costituenda testata giornalistica che vuole portare avanti l'informazione, chiaramente regina locale, con qualche toccatina sul nazionale, ci mancherebbe pure, quindi, ma in piena libertà, scevro da ogni servilismo, scevro da ogni vincolo di pubblicità di questo, di quello, quindi nessuno si sogni di potermi condizionare, né che sia azienda, cittadino, istituzione, però tutti possono interloquire e dire la propria. Questo è quello che poi è stato sem da sempre Melito Online. Per cui aiutatemi, fate le donazioni, fatele. Adesso poi vi martello, vi manderò a tutti, fino a che non mi bloccate su WhatsApp, vi mando il link per fare la donazione, perché poi il cosiddetto recall serve. Se vi rompo le scatole, ditemelo, però io intanto devo raccogliere, perché comunque non sono ricco, non ho molte fonti di reddito, anzi, tutt'altro, e non voglio, anzi, preferisco, perché poi nel momento in cui mi aiutate, voi siete parte integrante di Melito Online. Attenzione, anche chi non lo fa, magari che non lo può fare o non lo vuole fare, va bene lo stesso, non è che se non mi fa la donazione. Quindi cerchiamo di essere chiari anche su questo, perché le cose è meglio dirsele piuttosto che poi interpretarle. Però vi ripeto, se siete amici, soprattutto, e mi rispettate, stimate, anche se non la pensate come me, però credete che ci sia una voce importante e differente a Reggio rispetto a tutte le altre testate, e ce ne sono tante, ecco, fate la donazione. Ripeto, da me gli articoli sono puliti, non c'è pubblicità, non c'è niente, veramente è di una semplicità disarmante. Per cui questa è la caratteristica, però non dimenticatevi, vi martellerò sempre, perché vi devo ricordare, perché dovete essere i miei collaboratori, quindi mi aiutate in questo senso, quindi un giorno sì e l'altro pure vi ricorderò di fare la donazione. Fate la donazione anche di 10 euro, 5 euro, 50 euro, quello che potete. Utilizzate la piattaforma GoFundMe, quindi non nascondiamo nulla. Qualcuno mi ha detto: te li consegni a mano. Ma no, a mano, salvo qualche rara eccezione, magari che qualcuno non riesce, non è piacevole. Cioè, non, per l'amor di Dio, è sempre un gesto apprezzabile. Però preferisco, dove è possibile, che utilizziate la piattaforma, in maniera tale che la gente vede in maniera limpida. Poi se volete rimanere anonimi, rimanete anonimi, se no ci mettete il nome. Se ci mettete il nome, a me fa enormemente piacere. È chiaro che chi mi fa la donazione non è che la pensa come me e sposa le mie battaglie o altro, però gli piace o comunque vuole avere un'altra fonte di informazione diversa, e su questo non ci sono dubbi, da tutto il resto che c'è a Reggio Calabria e in tutta la città metropolitana. Non voglio esagerare per dire in tutta la Calabria, però sicuramente una voce, la mia, diversa da tutte le altre. Quindi vi racconterò le conferenze stampa, vi racconterò di politica, vi racconterò di attualità, di economia, vi racconterò di cultura, di arte, sempre e comunque a modo mio, su melitoonline.com. Poi un'ultima cosa e poi vi lascio. Melito Online può anche cambiare nome. Aiutatemi a trovare un nome che sia, per così dire, neutro. Melito Online me lo porto nel cuore, perché all'epoca avevamo iniziato, insieme a Domenico Salvatore, a Bruna Massara, avevamo iniziato dal nostro territorio, che era il territorio grecanico Melito Porto Salvo, quindi nasce così. Però adesso Melito Online è diventato così un nome
neutro che non è più legato al territorio. Però qualcuno dice cerchiamo di trovare un nome, aiutatemi a trovare un nome, tanto poi a cambiare ci si impiega un attimo. Quindi chi vuole mi può suggerire attraverso WhatsApp, i miei numeri sono pubblici da sempre, me lo può suggerire, potete farmi le segnalazioni. Chiaramente con la riservatezza che ha un giornalista, quindi il segreto professionale, non ho mai tradito nessuno, a chiunque mi abbia mandato o mi abbia dato delle dritte, non ho mai fatto il nome di nessuno. Sono più di 25 anni che faccio il giornalista, per cui mandatemi, io poi verifico tutto quello che c'è da verificare e dove posso una mano l'ho sempre data. A costo zero, non ho mai chiesto, nessuno può dire che ho mai chiesto dei soldi per fare degli articoli e mai lo farò. Però vi chiedo, fate le donazioni dove potete, se volete, quindi liberi di scegliere, ma costretti a fare la donazione. Bene, il punto di oggi finisce qua. Sono stato prolisso come al solito, ma poi sintetizzeremo. Però se vi fa piacere, uno vuole sentire, anche perché la novità è giusto approfondirla. Adesso sto facendo i monologhi, inizieremo dalla settimana prossima, cioè da lunedì, quindi fra 2 o 3 giorni, con quelle che sono le trasmissioni faccia a faccia e lì ci divertiamo. Nei faccia a faccia chi vuole si può prenotare, anche persone comuni, i politici li invito io. Mi possono anche dire no, non è un problema. Inviterò anche qualche collega giornalista da fuori. Cercheremo di movimentare un po' questo nostro territorio, questa nostra terra, dando questo piccolo contributo in termini di comunicazione e informazione. Melitonline.com, grazie, una bella frecciata da Luigi Palamara, l'arciere. Eccolo qua. Buona giornata.